3, 2, 1, good morning! Allora, noi siamo appena arrivati fuori casa di Giada. Mi sono fatto accompagnare da lui perché non sapevo dove abitasse. No, c'aveva caga, raga. Avevo caga, sinceramente. Credo dovrebbe arrivare tra un po', non so che ora, noi l'abbiamo anticipato. È più veloce. Perché dobbiamo fargli uno scherzo, quindi ora entriamo in casa. Ok, ragazzi, siamo entrati in casa di Giada. Mia. C'è anche Davide. Davide, vieni qua. Ciao, ragazzi. Perché Davide mi deve aiutare a fare questo scherzo. Allora, questo scherzo in cosa consisterà? È precisamente la stessa cosa che ho fatto io a Serena. Ora vi metto qua il video, non so se l'avete già visto. Dobbiamo fare lo stesso scherzo che ho fatto io a Serena a Christian adesso, però. Sì. Serena si è messa a piangere, vediamo cosa farà Cri. E allora io mi nasconderò con lui dentro questa cabina armadio. E tra un po', tra quanto dovrà arrivare Cri? Non so. Vabbè, tra un po' dovrà arrivare Cri, quindi quando arriverà noi saremo nascosti dentro questa cabina armadio. E lui farà squillare il telefono. Quando squillerà il telefono, Cri sentirà. E boh, non so cosa succederà. Speriamo che sentirà. Se no lo facciamo squillare 10 volte. E boh, poi quel che succederà, succederà. Io lei dovremmo. Che scusa ci inventiamo? Perché ero qua? Non so, devo studiarla e io ci diciamo che dovevamo registrare un video. Dai video. Mi serviva, dico che mi serviva un video da fare per TikTok. Mi serviva Giada. Ecco, però è stata casa sua. Ecco, esatto, sì, va bene. Il punto che per farlo ancora peggio, raga, io sarò dentro qua senza maglietta. Oh, io starò senza maglietta, così Cri, vediamo, cioè, una volta che ti vedi a casa della tua ragazza, un tuo amico senza maglietta, vediamo, vediamo che succede. Boh, ma vediamo, vabbè, allora nascondo la videocamera, tipo qua in teoria. Là, pensavo di nascondere dietro, tipo qua da qualche parte, e almeno che, o qua forse. Così che non si veda. Abbiamo deciso di peggiorare ancora di più le cose, quindi ci spaveremo il rossetto tipo un po' qua, un po' qua. Sì, sul collo. Per me, cioè, finisce malissimo, malissimo. Si spasa di brutto. Ma ah, un botto. Perché un botto. Preciso, guarda. Aspetta, anche un botto. Ma poi, raga, io lo provo, cioè, io farò apposta a provocarlo. Cioè, io penso che... Se non si incazza subito, tipo gli dico di tutto per pur di farlo incazzare o farlo piangere, raga, deve crollare. Sì. Era qua partito. E quindi ora mi tolgo la maglia e la lascio tipo lì da qualche parte. Maglia. Ah, che freschino. E la lascio qua così quando tipo esco la riprendo. Raga, è arrivato qui. Buona fortuna. Sì, grazie. Sì. Vediamo. Sì, sono qua sotto. Vieni giù. Madonna. Ciao, mamma. Ciao, mamma. Tu bene? Sì. Grazie, cioè, ma come di tutti io? No, perché devo registrare un video, quindi io devo fare un po' sotto. Sì, un po', guarda qua. Sì. Vabbè, cosa mi racconti? Sto posto, la giacca? Non lascia da solo. Non ti posso vedere questo rossetto così, cioè, ma come ti trucchi? Ma devo fare un video, cioè, ma così. Ma sei un pagliaccio. Mi devo fare un po' con cui piangevo, un po'. Eh sì, non è che piangi dalle mani. No, vabbè, fare un po' la situazione, un po' così. Fanno scendere qui. Vabbè. Sarai tua sorella. Che cosa? Cosa hai fatto? Cosa hai fatto stamattina? Sei d'accordo? Ma che cosa è? Non si apre questa roba. Che stai facendo, bro? Bello, bro. Ma non è fatto. Dove ci fai qua senza maglia? Prossimo. Stavo cambiando. Ma cambi di casa tua, bro, che stai dicendo? Bro, perché sta registrando un video e ora sono sulla cabina armadio per cambiarmi. Ti registri, cioè, registri qua il video? È al contrario la maglietta, non bro. No, è giusto. È al contrario, bro. È al contrario. Ma devi mettere una maglietta.
Perché c'è lo set sbavato pure te? No, ti ho detto, non registro un video. Non ho capito. Perché c'è lo set sbavato pure te? Abbiamo fatto tipo un POV prima. E non potevi farlo con Serena. Serena lo sai che non vuole registrare i video, bro. E quindi devi farlo con lei? E cosa ridi, bro, cioè? Bro! Cosa? Non lo so, dovevo registrare questo video, era urgente e faccio, non è che potrei venire lì. Potevi scegliere un'altra, no? Potevi scegliere. Ma poi pensavo te l'avesse detto, dai, sincero. Non ho detto niente, bro. Poi tutte e due con il rossetto sbavato, ma senza maglia. Ma video! E perché ti sei nascosto? Perché mi stavo cambiando, non ero nascosto. Ti cambiavi quella davanti a me, bro. La maglia te l'hai messa davanti a me, quindi... C'è ragione, però non mi andava di cambiarmi davanti a lei, capito? Ma che cosa dici, bro? Te non dici nulla. Vabbè, te potevi dirglielo, sinceramente. Perché non l'hai avvisato? Sì, raga, cioè, avete lo stato tutto sbavato, cioè. Pulisci, che va meglio. Ha fatto tutto lei, mi ha invitato lei. Ma! Se comunque sei inguardabile per lo stato così. Sei simpatico, bro. Pulisci, tu, no? Schifo. Boh, io serio, in questa storia non c'entro nulla. Cioè, io ti ho invitato, però... Sei tu che hai iniziato. Quindi? È iniziato... Cosa? Cioè... Io so che abbiamo fatto solo un video. Ma secondo te è solo scemo, bro? Ci avete la rosetta sbavata tutti e due? E lì dentro la... senza maglietta? Bro... Cosa? Non lo so. Cosa non sai, bro? Ma chiedilo a lei, lei è la tua ragazza, cioè la prendi con me, ha fatto tutto lei. Ehi, pazzisci, sei anche te qua, quindi... Ho capito, però... Io ti ho invitato, però fai tutto tu. Vabbè, però... E io? E tu non potevi dire di no? Quindi? Bro, non so dove vuoi arrivare, cioè... Ditemelo, tanto ho già capito, basta dirmelo. E cosa succede? Non lo so, vediamo. Te, certo, non ci vuoi più vedere. Pure te. Senti, allora, io sono venuto qua, dovevo registrare un cazzo di video, e poi hai fatto tutto tu. Io? Tu. Io le faccio, io vabbè, rimaniamo di io sopra. Io faccio sto video, no. No. Io ho detto, rimaniamo di sopra, facciamo sto video e me ne vado subito. Lei mi fa, no, andiamo giù di sotto a registrarlo. Avete rotto il cazzo tutte e due, raga, cioè, ditemi la verità, punto. Ma vado io da Serena, mi trovo lì a casa sua senza maglietta, con il rossetto sbavato. Vabbè, non penso che Serena lo farebbe mai. E cosa stai dicendo? Che è una puttana? No. Bro, Serena non lo farebbe, evidentemente perché le do abbastanza attenzione. Non te cosa ne sai? Sai com'è? Una ragazza va a cercare qualcun altro, si vede che ha bisogno di qualcosa. Non ti do attenzione? O magari per... Esci, bro. Boh, bro, cioè... Evidentemente non sai tenere la tua ragazza, cioè cosa ne posso dire, io? Cosa vuol non dire? Ti sai comportare, e non te? È... E te sei fidanzata e vieni qua. Bro, io prima di tutto non volevo fare tutto quello che è successo. E perché hai poi... fatto? Eh? Perché l'hai fatto? Te non mi guardare neanche, bro. Bro. Mi sembrava triste. Quindi? Cosa c'entra? Cioè, non stai bene con me? Basta dirlo invece di fare queste cose. Di qualcosa, no? A parte che non è la prima volta. Pure. Sincero. Sì. Da quanto è che va avanti? Ma cosa va avanti? Cosa? Ancora che lì? Scusa, prova. Ma non mi chiamare neanche così, ma veramente. E fai proprio schifo comunque, amico. Io? No, guarda, io. Bro! Cosa? Ma io voglio lui, lo sai benissimo che te l'ho detto. Vuoi me? E fai così. Fai schifo. Guarda. Non mi tirare le spalle. Guarda. Quindi, e non ridere, bro. Devo stare seduto per forza. Ah no, stai in piedi, dai. Stai fermo. Ok, ok. Quindi? Tu? Devi guardare. Tu vuoi lui? Sì, te l'ho detto pure. Vuoi me? Fidanzato, povera ragazza, davvero. Con un coglione così. Sono io il coglione. No, io che... Non tu, che non sei tenore una ragazza.
e va a provarci con gli altri perché non gli dai attenzione. Ah, quindi non è solo con lui, con altri. No, altri nel senso. Cosa? Non so se è andata con qualcun altro, con me. Cioè, già che è andata con te, guardalo. Cioè, guardalo, ma per favore. Ma ti vedi tu? Cioè. C'ha tre orecchini questo qua. Oh. Cosa? Sei buono. Cosa? Ti vado io da Serena, bro? Eh? Ma che ti ammazzo? Io te l'ho letto. Cosa? Che... vado a dire a Serena cosa fa. Serena non lo farebbe mai una cosa del genere. Sì, perché? Perché io. Perché io so comportarmi, tutto. Evidentemente no. Evidentemente. Oh, ammazza. Hai capito? No, hai capito? Te, lasciami stare, te. Hai capito, coglione? Ti ammazzo. Fermo. Devi stare buono, devi stare. Ancora che parli? Te, non mi toccare con quelle mani, chissà cosa hai fatto. Adesso. Cosa? Ancora? Oh, ti devi levare. Devi stare tranquillo. No, non so. Devi stare tranquillo. E te, non mi toccare. Devi stare... Non tu non te la puoi prendere con me? Perché la tua ragazza va con qualcun altro, evidentemente, bro, non... Te ti devi legare. Ma non devi alzare le mani! Fermo, vai! Non toccarmi, chissà cosa gli toccato a lui. Per favore, levati. E poi lo strappo tra la maglia. E quindi? Coglione. Sì, comunque veramente, raga, fate schifo entrambi. Cioè, davvero. Non mi guardo che qua mi faccio di merda così non vedo. Ma a volte mi va meglio che sinceramente qua. Ancora che parli? Te la fa un po' con me. Bro, vai a prenderlo, vai a prenderlo. Raga, mi ha distrutto la faccia. Non penso. Cri! Davide! Vieni fuori. Fra, mi ha distrutto la guancia! È rossa? È abbastanza, bro. Cioè, tipo, non so se si vede, raga, mia. Ma dove? Questa tutto qua... qua, guarda qua, tutto qua. Ok che io sono già rosso di mio di solito. Ma schiaffo forte. Ma già dai, devo prenderlo. Non lo so, farò niente. Andiamo a vedere, bro. Dov'è che sono? Dov'è? Fratello! Pure te, cos'hai? Oh, sono stato pure con lui. Dai, dammi una fai. Bro, era uno scherzo. Vattene a fanculo, tu i tuoi scherzi. Era uno scherzo. Non ci credo neanche. It's a bro, ma se sto riprendendo, c'è tutta la ripresa. Era uno scherzo. Beh, ridammi la mia fetta. Fai schifo. Allora, chiedimi scusa per sto schiaffo. Ma te lo meriti, bro. Mi hai pure rotto la maglietta. Guarda. Ma te l'ha proprio strappata? Sì, raga, guardate qua. Mi ha strappato tipo la maglietta. Bro, vieni qua. No, sta, guarda, bro. Sei ancora incazzato? Sì, ti potevo tirare due pugni proprio. È già tanto che ti ho tirato due scuole. Scusa, bro, vieni qua. Non vengo qua vicino a te, togli quel rossetto. Non ti sei tolto. Vabbè, non ci siamo baciati, ho fatto così. Direi, bro, che sennò veramente. Che carini, tutto è bene quel che finisce bene. O no? Faccio gli scherzi, te, bro. 10.000 like per un altro scherzo a qualcuno. A me no, di certo, ne hai fatti due. Poi vedremo. No, te lo faccio anch'io a te. Okay. Tranquillo. Okay. Con questo il video è finito. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate qua sotto un like, un commento, condividete il video ovunque. Seguitemi su Instagram, r.gennaro. Cris_ cutro. Davide.cutro. Niente, noi ci vediamo al prossimo video. Bella. Ah no, scherzo. Dai, fratello, chiudila. Bella. Ah, no. Non è ancora finito? Vabbè, bella.